Centro Studi nasce dallo sforzo di Carlo Perrucchetti di raccolta delle musiche composte durante il conflitto mondiale in tutta Europa. La specificità è che si parte dall'idea della musica popolare, ma si arriva alla musica colta, che è un po' il punto di novità, insomma, dell'iniziativa. E soprattutto lo sforzo è di ampliare l'interesse dalla storia specifica musicale al ruolo che la musica ha come testimonianza per la grande storia. Siamo nel 1914, l'Italia era neutrale e in tempo reale questa accoppiata Corvetto Arona propone per i varietà dei teatri, dei piccoli teatri, questa canzone che ha avuto grande successo e il titolo è La ragazza neutrale. E le parole di questa canzone dicono con esattezza assoluta quello che è successo nel 14 nei rapporti politici dell'Italia con tutti gli altri paesi europei. Dal successo che ha avuto, al pubblico è piaciuta questa cosa qua. Al pubblico è piaciuta. Non sappiamo il potere, cosa ha detto di questa roba. Son tanti giovanotti a me d'intorno. Potrei formare un reggimento. Son caldi tutti come il pan nel forno e per avermi vengono a cimento. Chi vuol farmi ballar valzer viennesi, chi a Nizza poi mi invita a carnevale. Ed io rispondo a tutti, son neutrale. Come a Berlino e l'altro Stella, io son parigino, io faccio a tutti un bell'inchino, preferisco già quei due gli agli a la neutralità. Lo so che sono bella come un fiore, che vale dei milioni il mio amore. Che per avermi m'offro mari e monti, e se a sentir poi faccio i conti, sorrido a tutti e non rispondo male, ma tengo tutti là col mio stivale, e dico vamo sì, ma son neutrale, ricadendo andò finché durerà la neutralità. L'un dice bella, via come a Berlino, e l'altro Stella, io son parigino, io faccio a tutti un bell'inchino, preferisco ciao, yes, yeah, la neutralità. Ecco, Claude Debussy morirà nel 1918, era quindi anziano già, non ha partecipato direttamente alla guerra, ma è rimasto sconvolto dall'attacco della Germania, degli imperi centrali, al Belgio e alla Francia nel giugno del 14. E Debussy scrive un piccolo capolavoro per canto e pianoforte, su testo suo. Non avevo più di me so. Lesi di me so to prito, prito, precious cano trepeti lì. Il sopra lì, le no tre metro, sì. Il sopra lì, le glese mi si è sceso cre. E lì, pevrechina, papi sana lì. Non più di me son. Lisi di me son to prito, prito, precious cano trepiti lì. Bien sûr, papa est à la guerre, pauvre maman est morte. Avant d'avoir vu de ça, qu'est-ce qu'il en va faire? Noël, petit Noël, n'allez pas chez eux, n'allez plus jamais chez eux, Paris-Salut. Venger les enfants de France, les petits
belge, les petits serbes, les petits polonais aussi. Si nous en oublions, pardonnez-nous, Noël, Noël. Surtout, pas de chouchous, tâchez de nous redonner les pas quotidiens. Nous n'avons plus de maison. Ils ont pris, tout pris jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église, messieurs, Jésus-Christ. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Noël, écoutez-nous, nous n'avons plus de petits sabots. Francesco Balilla Pratella è stato forse il musicista futurista più noto, il punto di riferimento musicale del movimento futurista. Si sa, da Marinetti in poi e da Marinetti in giù, tutti gli artisti aderenti al futurismo teorizzavano la guerra, ancora nel 13 e addirittura ancora prima. Quindi la guerra già nella testa. Scrive questo canto, da un certo punto di vista terribile, perché le parole dicono Trento e Trieste, taglia le due teste. Ed è proprio un inno di enorme violenza linguistica, ma anche musicale. Trento e Trieste. Franz Lehár non era un compositore di marce, lo sappiamo, e questa marcia esprime esattamente la sua fatica a entrare nel genere d'uso. Possibile pensare Lehár a questo tempo? Viene logico pensarlo in un altro metronomo, in un altro tempo. E sentite come cambia il pezzo. Thank you.
Edwin Schulhoff, che è stato un grandissimo musicista di origine ceca, ebreo, che era ovviamente nell'esercito austriaco, che nel 17 era sull'altopiano di Asiago, in Italia. E era nelle grotte, nelle trincee e nelle gallerie dell'altopiano. È lo stesso luogo dove dall'altra parte c'era Emilio Lussu. Sul fronte occidentale, nell'esercito inglese, britannico, c'era anche Ivor Gurney, che è stato un grande musicista, anche un grande poeta.
Questa canzone, A guerra, musiche di Ernesto De Curtis e versi di Libero Bovio, che sono due autori della canzone napoletana tra i più noti, e è veramente particolare perché racchiude in poco, in tre strofe, in poco tempo, in un arco musicale abbastanza limitato, molto concentrato, tutto quello che è la tradizione della sceneggiata napoletana. E forse anche qualcosa di più. In ogni caso è la tipica canzone teatro questa. Siamo in una dimensione abbastanza diversa da quella delle canzoni degli alpini, da quella del nord, che ricalca una realtà più legata alla sofferenza del luogo e della situazione, piuttosto che calarsi così nel profondo carnale dei sentimenti familiari. È evidente che il sud deve aver sofferto ancora di più in questo senso del nord, data la distanza, data l'ignoranza, data l'inconsapevolezza di una situazione che si stava svolgendo a tanti chilometri di distanza. En ce postanna mamma in coppa terra, ca o figli o suoi carnale o fa partire. Senza iettana lacrima, o figlio che va in guerra può morire. No, questo non può essere, non mi dici te sì. Vediti un melagno, e me mettesse scuorno e vede chiagnere. O figlio mio che parte, mai che son mamma, io chiagno. A patria sì, signora, patria santa, che voi e figli nostri, ecco c'è qua. Partono in guerra e cantano, ma mamma non canta, perché non può cantare. Tengo sulla figlia mo e so vecchia da età. Vediti un melagno e me mettesse scuorno e vede chiagnere. O figlio mio che parte, ma io che son mamma, io chiagno. Figlio mio bello addio, t'ha già cresciuto, sotto stusciato mio vicino a me, e non te voglio perdere, mamma t'ha fatto voto, poi ninno mio per te. E prima che si inserrano chi stocchi t'ha già veri, vediti un melagno, e me mettesse scuorno e vede chiagnere. O figlio mio che parte, ma io che son mamma, io chiagne. A me è capitato questo. Io ho vissuto l'esperienza della scuola elementare, in classe esclusivamente maschile, con una educazione molto tradizionale. Quando c'erano queste occasioni, quando si avvicinava il 4 novembre ed era canonico andare, essere invitati anche dal maestro ad andare in caserma a visitare i luoghi militari, 4 giorni di vacanza assieme ai santi e morti, noi arrivavamo a scuola al mattino e in cortile facevamo regolarmente l'alza bandiera, cantavamo l'inno nazionale tutte le mattine e ogni tanto, quando c'erano queste ricorrenze, cantavamo una canzone relativa a queste ricorrenze. Quando c'era il 4 novembre cantavamo questa canzone qui. E io me la ricordo da allora. La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia e le terre lontane, e dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio grandinavano le palle nemiche, su quei monti malate colline si moriva dicendo così: O Gorizia, tu sei maledetta,
conoscenza, dolorosa ci fu la partenza, e il ritorno per molti non fu. O figliacchi che voi ve ne state, con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi cara e umana, maledetti sarete un dì. Voi chiamate il campo d'onore, questa terra di là dai confini, qui si muore gridando assassini, questa terra ci insegna così. Cara moglie che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio tenendoli in cuore. Traditori, signori ufficiali, che la guerra l'avete voluta, schernitori di carne venduta, questa guerra ci insegna così. Gorizia, sei maledetta, e ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza, e il ritorno per molti non fu.